applauso. Questo dovrebbe funzionare. Buonasera a tutti, sono Antonella Ambrosio e volevo in effetti soltanto aggiungere le parole del nostro direttore e sottolineare il fatto che questa lectio magistralis è all'interno di un contesto didattico dell'Ateneo. Infatti rientra anche nelle attività del dottorato, del nostro corso di dottorato in scienze storiche, archeologiche e storico-artistiche, e quindi vi porto i saluti del coordinatore, il professore Valerio Petrarca, dei corsi di paleografia e diplomatica e di paleografia e codicologia, miei e del professore Marco Cursi che c'è qui con noi oggi, e questa attività è in collaborazione con la Scuola di Alta Formazione, come ha detto Alberto Barbaro, come ha detto il nostro direttore, la Scuola di Alta Formazione Alberto Barbaro e la SPES, della quale vi dirà due parole il nostro coordinatore per il Dipartimento della SPES, che lo salva di meglio. Buonasera a tutti, sono molto felice di questo pomeriggio col professor Attilio Bartolini-Langeli, che per noi la colonna portante della nostra istituzione, la SPES. La SPES nasce un paio di anni fa, in pieno Covid potremmo dire, e noi, un gruppo di docenti, si è ritrovato alla fine su una piattaforma a dover necessariamente lavorare a distanza. La SPES è un acronimo che sta per Scuola di Paleografia e Storia, e questo titolo è bello. SPES, in quel momento così buio in cui è nata, ci sembrava un titolo, diciamo, molto benaugurale e che avrebbe subito tanto successo. Ci siamo spostati nell'arco di qualche giorno sulla piattaforma digitale, e la SPES, con dei corsi che ha subito iniziato ad organizzare, ha avuto un successo tra gli studenti notevole. La SPES è nata quindi per iniziativa di un centro di ricerca estremamente ricco, molto molto bello, cioè il Centro Studi Santa Rosa da Viterbo, di cui Attilio Bartolini-Langeli è il presidente e di cui l'anima portante che ci ha messo tutti insieme a lavorare braccio a braccio, anche a distanza, è Eleonora Rava, che vedete collegata e che ringrazio di cuore per tutto ciò che fa per noi. La SPES vede coinvolti varie università, l'Università della Tuscia, l'Università di Napoli, l'Università di Chieti, Macerata e Bari, l'Università di Venezia e dei centri studio, il Centro Studio Frate Dia da Cortona, il Centro Europeo di Ricerche Medievali di Trieste, il CERM, e il Centro Studi San Giacomo della Marca. Di recente poi è entrata anche una società di storia patria, cioè la società pistoiese. Abbiamo organizzato tanti corsi. La SPES risponde a un bisogno di formazione che viene dal mondo universitario, anche oltre il mondo universitario, il mondo degli archivi, il mondo degli istituti di ricerca, perché offre dei corsi che hanno una peculiarità molto importante, cioè è una scuola di creatività, perché al di là dei corsi teorici, ne ho fatto dei corsi molto belli, di carattere teorico, offre una serie di corsi di carattere pratico, quel livello pratico che talvolta all'università è un po' complesso raggiungere, per esempio corsi sull'uso di strumenti digitali, sull'uso pratico di strumenti digitali, o corsi sull'utilizzo di nuove tecnologie. Quindi una scuola di creatività che conta ad oggi 1000 studenti e più di 21 iniziative. Iniziative che sono poi sempre costantemente disponibili, cioè sono fruibili sia in diretta
sia su piattaforme in un secondo momento per chiunque non sia riuscito a seguirle e quindi voglia recuperare queste lezioni. E attualmente, come vedete, siamo in diretta con il laboratorio di paleografia pratica e storia coordinato da Francesco Cardarelli e quindi viviamo questa doppia anima. Adesso mi piace molto questa didattica blended, no? Come la chiamiamo? In presenza con i miei carissimi allievi che vedo numerosi e i miei laureandi, vedo numerosi e appassionati e gli studenti invece sulla piattaforma. E qualche altra piccola notazione voglio farla, perché la SPES ha avuto il successo che ha avuto in questi pochi anni, siamo un'istituzione giovane grazie al suo infaticabile, stimolante, attivissimo presidente, il professor Attilio Bartolirangeli, che stasera terrà una lezione che definire una lectio magistralis, che è coraggiosa, cioè una lectio su Dante, sulla scrittura di Dante. Pensate che noi non l'abbiamo mai vista la scrittura di Dante, è una lezione solo il professor Bartolirangeli con la sua temerarietà e ci poteva offrire. Quindi sono veramente molto contenta che adesso la SPES inizi anche a svolgere attività in presenza e che vi trasmetti quindi il bello dell'università. Il bello dell'università è proprio il fatto che ci consente una vita di incontri, di amicizie, di relazioni che sono durevoli. Quindi assaporiamo, grazie al professor Attilio Bartolirangeli, il bello dell'università. Grazie. Anche se tutti fremete per ascoltare il nostro Attilio Bartolirangeli, c'è bisogno di una breve presentazione. Io stasera mi butto questa volta perché il professore è conosciuto da tutti, però ci sono tanti giovani qui e quindi forse è giustificata questa presentazione. Allora, classe 1944, ha insegnato paleografia e diplomatica nell'ambito soprattutto della paleografia e della diplomatica all'Università di Perugia, all'Università di Venezia, all'Università di Padova. Ha svolto innumerevoli incarichi, attualmente è presidente del Centro Studi Santa Rosa da Viterbo e dal 1970 ha un'ampia produzione scientifica. Io ho contato moltissimi titoli nella sua bibliografia, circa quasi 400 titoli, e titoli di uno studioso poliedrico che ha navigato tra la paleografia e la diplomatica, e con molto acume, intelligenza e anche, come dice lui stesso, con divertimento. Dalle edizioni delle carte di Sassovivo ha cominciato a produrre edizioni critiche e non si è fermato più. Non potrei citarle tutte, però posso sottolineare che ha avuto sempre un approccio metodologico all'edizione critica innovativo e stimolante. Cito soltanto il codice diplomatico del Comune di Perugia per citare proprio qualcosa. Ha partecipato all'avventura del convegno e delle pubblicazioni che si sono coagulate intorno al progetto Alfabetismo e Cultura Scritta con Armando Petrucci, e noi tutto questo glielo invidiamo. Tra i suoi libri so che gli piace che citi, adesso io sto pensando perché dalle cose che ho letto, la scrittura dell'italiano e vari temi nella sua attività di ricerca, scrittura e popolo, scrittura e volgare, la scrittura di San Francesco, la scrittura e donne, scritti o meglio scritti di donne, scritti del rapporto tra le carte e gli archivi, libri importanti, notai e discorsi di paleografia. Vorrei citare anche. Allora, Attilio Bartolirangeli dice di non avere allievi. Nella sua intervista in Reti Medievali, che vi consiglio a tutti di leggere, soprattutto ai giovani, e in effetti penso che Attilio non abbia calcolato le persone che hanno letto e meditato i suoi testi, tra cui la sottoscritta, e alle quali ha aperto nuove prospettive di ricerca.
Nell'intervista che ho già citato, ad un certo punto, poi questa intervista è disseminata di insegnamenti, ad un certo punto lui dice che se hai davanti un pezzo di storia, ti cito proprio un pezzo di storia, e devi guardare questo pezzo di storia, e guardare significa capire, secondo il metodo storico e paleografico. E questo è collegato oggi, perché oggi è un caso particolare, è una scrittura che non c'è, quindi noi non abbiamo praticamente l'oggetto della disciplina, e non vediamo l'ora di ascoltare dalle parole di Attilio Bartolinangeli come sia possibile, anche in un caso del genere, comunque avere dei risultati, pensare a delle ipotesi, e avere appunto delle calarle in un contesto. E questo penso che sia davvero la cosa più bella per me adesso ascoltare questa sera. Va bene, grazie. Grazie di questa accoglienza così generosa con la mia persona. Tra le cose citate da Antonella, non si sa. Solo, no, no, perché dobbiamo. Silenzio questo. Bene. Tra le cose citate da Antonella, cito qui all'inizio di questa di questo discorso il libro che mi è rimasto nel cuore, che è La scrittura dell'italiano, che ha una qualche attinenza anche col tema di stasera, perché in copertina porta un fotogramma della famosa scena di Totò, Peppino e la Malafemmina, della dettatura della lettera di Totò a Peppino, quello del punto e virgola, la parente, tutte quelle cose là. E quindi quel fotogramma è il Totò dettatore, ripeto, a qualche attinenza con quello che cercherò di dirvi stasera. Per capire il rapporto tra Dante e la scrittura, comincio con mettere in rapporto l'esperienza di Dante con quella di Petrarca e Boccaccio. Vedete, vai, Dante, Petrarca e Boccaccio, lo specchio della scrittura. Vai. Vai. Questi sono i diagrammi, diciamo così, delle tre vite, da cui risulta che specialmente tra Dante e Petrarca ci sono esattamente 40 anni di distanza, quanto all'anno di nascita, una generazione abbondante, insomma. C'è anche il fatto che Petrarca ebbe modo da bambino di conoscere Dante, perché anche il padre di Petrarca era esule da Firenze, come Dante stesso. E questo gruppo di esuli di cui facevano parte sia Dante sia Ser Petrarco si incontrarono, adesso non so bene se a Pisa o ad Arezzo, e il piccolo Petrarca ebbe modo di conoscere Dante, in qualche modo, Boccaccio invece no. Quindi c'è anche una piccola, esilissima liaison biografica tra Dante e Petrarca. Questa differenza di 40 anni, come cerchiamo di dimostrare, è una differenza abissale dal punto di vista della scrittura. Di Dante infatti non abbiamo nessun autografo, di Petrarca ne abbiamo tanti, di Boccaccio ne abbiamo ancora di più. Si dirà, è un fatto casuale che dipende da fattori di conservazione. Dante evidentemente non aveva cura di conservare le sue carte, a differenza di Petrarca e a differenza di Boccaccio. Può darsi, ma questa differenza invece forse qualche significato profondo e importante. Quindi una differenza, una distanza non solo anagrafica, ma propriamente culturale.
di rapporto tra l'attività intellettuale di un autore e lo scrivere i testi propri e altrui. Inutile dire che Petrarca ammira Dante, come tutti, e in particolare lo imita con quell'opera minore, cosiddetta, che sono i Trionfi in terza rima, oltre a parlarne in varie occasioni. I Trionfi sono il coté, diciamo così, popolare di Petrarca rispetto invece allo spirito aristocratico dal punto di vista intellettuale che anima tutte le sue altre. I suoi altri testi. Boccaccio, come sapete, è un autore in qualche modo ambivalente perché ha radici popolari, mercantili, volgari e poi si converte a grande intellettuale. Sta di fatto che una buona metà della sua vita la dedica in gran parte a Dante. Adora Dante, è un suo fan, ne incrementa e consacra fortemente la fortuna, specialmente a Firenze. Trascrive e fa trascrivere più volte sia la Vita Nuova che la Commedia. Un esemplare della Commedia da lui, Boccaccio, trascritto, lo donò a Petrarca. Insomma, sono tutti figli che si legano anche se a posteriori. Ancora Boccaccio, nel 1355, scrive il Trattatello in laude di Dante. Dopo aver scritto, una decina d'anni prima, il De Vita et Moribus Domini Francisci Petrarchi, il Trattatello in volgare, per Petrarca il De Vita et Moribus in latino, per un Petrarca ancora vivente. Inizia a fare letture pubbliche di Dante a Firenze nel 1873 e infine ha una certa responsabilità, almeno dimezzata, rispetto al profilo, alla faccia di Dante che noi conosciamo come la sua faccia reale, chissà invece che faccia aveva. Dice Boccaccio che Dante fu questo nostro poeta di mediocre statura e poi che la matura età fu pervenuto, andò alquanto curvetto ed era il suo andare grave e mansueto. Il suo volto fu lungo e il naso aquilino, questa è la cosa che è rimasta, e gli occhi ansi, cioè più grossi che piccioli, le mascelle grandi, e dal labbro di sotto era quel di sopra avanzato, quindi traeva la spugna. Aggiunge che il colore era bruno. Non conosciamo il colore dei capelli di Dante perché c'è sempre quella bandana, quel cappuccio. Il colore era bruno e i capelli e la barba spessi, neri e crespi. Anche la barba c'aveva Dante. È quella la metà del ritratto di Boccaccio che non è passato ai posteri. E sempre nella faccia malinconico e pensoso. Questo mi è rimasto molto. E ci tocca sempre un Dante molto arrabbiato. Scusa, ti vedo in difficoltà? No, il suo volto. Ecco, il mio volto. Online, non fa niente. Preferisco parlare in piedi, sia perché mi vedete, sia perché il seduto. Benissimo. E allora possiamo vedere, così passando velocissimamente, alcune prove, delle tante prove di scrittura di Petrarca e Boccaccio. Vai. Le modalità di rapporto con la scrittura di Petrarca sono varie e diverse, più ricche di quelle di Boccaccio. Petrarca, anzitutto, è, secondo la definizione di Armando Petrucci, copista di se stesso, cioè mette a buono la copista dei suoi propri testi. Questa, per esempio, è la trascrizione di sua mano, evidentemente su una minuta che tema tra le sue carte. La seconda lettera a Papa Urbano V del 1368, poi venuto a far parte delle Seminas. Questo fu rivelato come autografo da Emanuele Casamassima, un altro grande del nostro passato, degli studi paleografici, del 1986. Famoso, abbastanza famoso, è il manoscritto Vaticano 3195. Vediamolo.
questo è un particolare della scrittura testuale di Francesco Petrarca, una gotica alleggerita, molto agile, ma sempre una scrittura al tratto, che facciamo finire. Ancora copista di se stesso, con l'aiuto di un suo adiutor in scrivendo, che fino a poco tempo fa chiamavamo Giovanni Malpaghini, adesso a quanto pare non si può chiamare Giovanni Malpaghini, sarà un altro adiutor. La seconda parte di questo codice Vaticano 3195, le due seconde parti, la seconda parte cioè della prima sezione e della seconda lezione, sono di Manuel Petrarca, che subentra Malpaghini dopo l'abbandono, Malpaghini, scusate, dopo l'abbandono da parte di costui del compito di aiutante nella scrittura di Petrarca. Questa è una pagina dell'ultimissima revisione che Petrarca opera all'interno del corpus delle sue, dei suoi frammenti volgari, Reum Vulgarium Fragmenta, risalente agli anni 1373-74. E Petrarca è copista sì di se stesso, perché trascrive in prima battuta componimenti da lui già, tra virgolette, approvati, tra le sue tante carte, ma poi una volta trascritti interviene di nuovo. Come vedete interviene robustamente nel secondo di questi sonetti e sostituisce completamente un terzo, il terzo sonetto della pagina. Rare il precedente e ne metto un altro. Forse la successiva abbiamo un particolare ravvicinato, ecco, un altro liscio, non è quello su Rasura, e è una riproduzione ravvicinata per farvi vedere la scrittura dell'italiano da parte di Petrarca. Petrarca non conosce, non può conoscere la sua altezza cronologica, quei segni fondamentalissimi della scrittura dell'italiano, che sono gli eclittici, l'apostrofo e l'accento. E quindi scrive così come sente dire quel verso. Laura, noi mettiamo l'apostrofo, perché Laura, l'aria, e lui invece scrive Laura così come la pronuncia, no? Perché appunto non ha tra i suoi strumenti l'apostrofo. Apro un po' di parentesi per divertimento mio e spero vostro. Ci stanno almeno 9 componimenti dei Rerum Fermenta che iniziano con la parola Laura e intendesi l'aria, è l'apostrofo aria. Però c'è scritto Laura, capite? E quindi nella scrittura senza apostrofo, Petrarca, sapientemente o no, non lo so, ma comunque ha quel gioco di ambiguità tra l'aria e la sua amatissima. Vediamo che c'è dopo. Petrarca scrittore, l'ho intitolata, perché qui Petrarca elabora ex novo propri testi. Si tratta infatti di una pagina del, come vedete, manoscritto Vaticano 3196, il precedente era 3195, la copia vuota, questo è 3196, il cosiddetto codice degli abbozzi di Petrarca. È un codice non più membranaceo come il precedente, ma cartaceo, come si conviene alle minute, alle brutte copie. No? E in questo codice, che in realtà è un frammento superstite di Faldone, che doveva essere molto più ampio, Petrarca dunque scrive con una scrittura, come vedete, diversa da quella che utilizzerà nella copia Buono del 3195, una scrittura corrente, quella da notaio, tra virgolette, di cui parliamo, scrive in prima battuta questi sonetti, dopo averli pensati, ripensati, meditati e così via. Vediamo la successiva. E queste sono due pagine di quello stesso codice in cui vedete l'operosità da autore di Petrarca. Questa è una delle cose che fanno dire che Petrarca è il primo scrittore della storia, a livello non italiano ma europeo,
perché apro ai progetti scrivendoli, riscrivendoli, correggendoli, rivedendoli e così. Esattamente come fa uno scrittore di oggi. Oggi abbiamo il computer che evita tutte queste cose. Petrarca evidentemente lavora intensissimamente, e abbiamo visto la 3195 che fino all'ultimo sostituisce, corregge e così via, e quindi è un vero e proprio scrittore. Un autore, cioè, che opera intellettualmente mediante lo scrivere il testo. Questo cosiddetto codice degli Abbozzi inaugura per i filologi quell'arte che Gianfranco Contini battezzò come filologia degli scartafacci, e che poi naturalmente ha una lunghissima storia. Pensate, forse qualcuno di voi ha lavorato, ha visto le bozze di Manzoni su Telmo e Lucia per poi realizzare I Promessi Sposi, ed è arrivata fino a oggi, fino a ieri meglio, perché oggi il nostro computer ha eliminato gli scartafacci, per cui cambiamo il testo e della versione precedente non sappiamo più nulla, a meno di non salvare tutto. Vediamo un'altra diapositiva, il Petrarca che scrive lettere. Di Petrarca abbiamo una decina, anzi esattamente 10 se non ricordo male, se non 11, di epistole autografe, conservate in gran parte in una raccolta fatta delle lettere a lui, questo personaggio che dirò, indirizzate o anche altre, Moggio Moggi di Parma. La raccolta delle lettere originali, autografe di Petrarca, è in questo manoscritto. E queste epistole furono pubblicate da Armando Petrucci nel 1968, dopo che Armando, l'anno dopo l'uscita del suo libro di Armando Petrucci, La scrittura di Francesco Petrarca. Mi piacerà scrivere un libro, La scrittura di Dante, ma mi sa che non... E qui vedete Filippo, una lettera ad Azzo da Corredo nel 1358 da Milano, nella scrittura dei notai, la minuscola cancelleresca. Vai avanti, notate la perfetta impaginazione e così via. Mentre invece per altre lettere utilizza un'altra scrittura completamente diversa da quella, Petrarca, che nella sua monografia Petrucci battezza la sua scrittura notularis, cioè la scrittura che Petrarca utilizza per gli appunti marginali che fa a testi altrui, soprattutto, ma lo utilizza anche per alcune lettere. È una tipologia particolare che poi anche questa avrà la sua fortuna, perché ad esempio le lettere originali che Coluccio Salutati scriverà come cancelliere della Repubblica di Firenze, scriverà materialmente, portano una scrittura simile a questa. E anche Coluccio è notario, quindi c'è il gioco tra la propria scrittura professionale e questa scrittura epistolare o notulare. Mi piace ricordare che su queste notule di Petrarca è uscito abbastanza recentemente, nel 2019, un libro di Maddalena Signorini, Sulle tracce di Petrarca. Titolo bellissimo, perché indica sia la nostra sequela da studiosi di Petrarca, sia l'utilizzo della parola tracce che Armando Petrucci utilizzò per la prima volta per indicare questi elementi, queste presenze, diciamo così, di volgare, presenze non strutturali, ma un po' marginali, avventizie, occasionali, per indicare il primo ingresso, per un ingresso laterale, diciamo così, del volgare nei manoscritti. E quindi Maddalena ha utilizzato questo concetto di tracce per questo bel titolo. Passiamo a Boccaccio. Di Boccaccio ha un po' di timore a parlare oggi perché c'è Marco Cursi che mi bacchetterà. Quindi cerco di sbrigarmi. Questo è un Boccaccio che copia Marziale e si diverte, come vedete quel piccolo disegno in basso a destra della pagina, ingrandito qui, a farne anche un piccolo ritratto. Boccaccio era un ottimo disegnatore, e per dirvi questa cosa,
Esiste una collana di cui poi riparleremo, gli autografi dei letterati italiani, pubblicata dalla Salerno. Ne erano previsti, correggimi se sbaglio, 6 o 7 volumi, 2 per le origini del 200 e il 300, 2 per il 400 e 3 per il 500. Delle origini e il 300 ne è uscito uno solo, e la voce Boccaccio è bellissima ed è curata da Marco Cursi e da Fiorilla. Non ricordo il nome? Maurizio Fiorilla, scusate. E tra le altre cose Fiorilla si intrattiene anche sui disegni e disegnini di Boccaccio. Quindi avete questo manoscritto milanese con gli epigrammi di Marziale, e poi avete un Dante e un Petrarca originariamente uniti ma che oggi sono separati. Perché ci metti tanto? Parte di questo manoscritto è oggi un Vaticano Chigiano L6-213. Ah no, tutte e due sono Vaticani Chigiani, con due segnature però diverse, perché sono stati separati, no? E questa è la mano testuale di Boccaccio, abbastanza simile a quella che avete visto nella epistola di Papa Urbano all'inizio della piccola rassegna petrarchesca, in cui copia sia Dante che Petrarca. E anzi, non so se la prima o la seconda riproduzione, credo la prima, perché l'altra è in prosa, la prima, quella di sinistra, è la prima edizione manoscritta del Canzoniere di Petrarca, è quella cosiddetta forma Chigi, perché il manoscritto è chigiano, tra le tante forme, tra virgolette, in cui si è articolata la tradizione iniziale vivente Petrarca del suo canzoniere. Avanti, Boccaccio si raccomanda soprattutto per la sua intensissima attività di raccoglitore di testi propri, altrui, in latino, in volgare, di tutti i tipi, in due grandi zibaldoni. Lo zibaldone Magliabecchiano e lo zibaldone Barcorari. Uno sta alla Laurenziana e uno alla Nazionale Centrale di Firenze. Uno è membranaceo e un altro è cartaceo. C'è sempre anche questo gioco sui supporti materiali. Anche questi studiati, studiatissimi, Marco Petroletti ha scritto una quantità, essere in questi due zibaldoni, e vedete anche la fantasia di compositiva di Boccaccio, si divertiva anche con la scrittura. Petroletti ha scritto una quantità impressionante di testi in prosa e in poesia, spaziando dai classici latini ai medievali ai contemporanei, compreso se stesso. Infine, non ancora infine, abbiamo un manoscritto, il famoso, scusate, intanto dico famoso intendendo internoto, non è famoso per tutti quanti. Il quasi famoso Hamiltoniano Novarca, un codice berlinese proveniente dalla donazione Hamilton, in cui Boccaccio, quasi prossimo alla morte, nel 1370 e seguenti, scrive autograficamente il Decameron. La tradizione del Decameron è abbastanza complessa, abbastanza disordinata, vivente Boccaccio, scappano le novelle da una parte e dall'altra, vengono ripetute, assorbite, manipolate le sue novelle a più livelli, e forse alla fine della sua vita Boccaccio decide, basta, metto un punto fermo, questo è il mio Decameron. E lo scrive in un formato grande, membranaceo, su due colonne, simile a un libro da banco, il libro cioè da studio, è una contraddizione in termini, una raccolta di novelle in volgare, realizzato da Boccaccio in forma di libro scolastico. Anche questa è una contraddizione che tempo fa
sottolineò Armando Petrucci. E comunque dal suo punto di vista è il suo vero e proprio libro d'autore, così come il 3195, il libro d'autore di Petrarca, una sorta di libro testamento, il lascito che lui ha voluto trasmettere alla posterità del suo testo. Tra l'altro è un testo disgraziatissimo, in cui anche lui si pente, corregge e così via, e non è affatto facile fare un'edizione del Decameron sulla base soltanto di questo manoscritto. Abbiamo detto di Boccaccio Disegnatore, ma parliamo intanto della lettera, l'unica lettera autografa che si conosca di Boccaccio, una lettera datata da Certaldo il 20 maggio 1866, datata a Leonardo del Chiaro, e a prima vista sembra una scrittura simile a quella di Petrarca, adesso non pretendo che ve la ricordiate, ma era una minuscola cancelleresca, molto regolata, molto, tra virgolette, ufficiale, quella di Petrarca. Questa invece è una mercantesca raddrizzata. La lettera e le lettere di Petrarca sono in latino, questa di Boccaccio ha un suo corrispondente, già collega di mercanzia a Napoli o qualcosa di simile, è in volgare. E in mercantesca, anche se è una mercantesca raddrizzata e disciplinata. Andiamo avanti, ho qualche riproduzione dei disegnini di Boccaccio. Questo per esempio è un disegno che si trova alla fine di tutti i fascicoli della Brittoniana ed è il cosiddetto richiamo. Forse lo sapete, richiamo è per giuntare con sicurezza un fascicolo al seguente, la prima parola del fascicolo seguente scritta in fondo al fascicolo precedente, abbastanza intuitivo insomma. E mentre la generalità degli amanuensi ha una lettera magari riquadrata in fondo con qualche elemento in più, lui inserisce, come vedete, qui manco solo il suo, all'interno di figurine disegnate a colori da lui. Nella slide seguente vedete tutte le, i richiami figurati di Boccaccio nella Brittoniana. Basta citare Armando Petrucci. Comunque è una pagina sua, di questo suo volume recente del 2017, in cui sono raccolti i suoi saggi in tema di letteratura italiana scritta, diciamo. Avanti. Questo accenno ai disegni di Boccaccio è fatto anche per dire che non credo Petrarca, ma molti di questi autori, notai o non notai, mercanti o non mercanti, sono bravi disegnatori. Ed era bravo disegnatore anche Dante. Nella Vita Nuova, 34, questo Dante Musone, sempre un po' arrabbiato, è sempre questo problema con Beatrice. Io mi sedea in parte nella quale, ricordandomi di lei, disegnavo uno angelo sopra certe tavolette, onde partiti costoro, non so bene il contesto che sta raccontando, ritornaimi alla mia opera, cioè del disegnare figure d'angeli. Questa è una sua annotazione autobiografica. E Leonardo Bruni, nella sua Vita di Dante, di cui riparleremo, risente nel 1436, è un po' un'opera in successione con quella di Boccaccio, dilettossi Dante di musica e di suoni e di sua mano egregiamente disegnato, eccetera, eccetera. A un certo punto parla della battaglia di Campaldino, come sapete, combattuta da Dante, eccetera. Questa battaglia, è una citazione, racconta Dante, dice Leonardo Bruni, in una sua epistola, perduta, e dice esservi stato a combattere e disegna la forma della battaglia. Peccato non avercela questa lettera, perché sarebbe l'unico autografo che conosciamo di Dante. Su Dante disegnatore c'è un contributo recente di Giovanna Frosini, Dante disegnatore, nella raccolta di studi per Rosario Coluccia del 2018.
Non ho detto che la lettera di Boccaccio a Leonardo del Chiaro che abbiamo intravisto prima è conservata a Perugia, l'archivio di Stato di Perugia, e fu trovata nel 1962, 60 anni fa, dall'allora direttore dell'archivio di Stato di Perugia, Roberto Abbondanza, e sta ancora all'archivio di Stato di Perugia. Morale della favola, andiamo per il diagramma tra un po' di slide. Gli autografi di Petrarca sono 73 in tutto. Sono un po' di più da questo diagramma, no? Dovevo essere 7 manoscritti interamente di sua mano, 64 libri scritti da altri con tracce e postille di Petrarca, sono libri glossati, appuntati da Petrarca. Un manoscritto, il 3195, ideografo, perché è affidato a quella di Utor, e autografo, perché lui l'ha completato, e un manoscritto di minute. Oltre a 11, non sono 10, ma 11 lettere. Mentre gli autografi di Boccaccio sono, non faccio calcoli perché sbaglio sempre, 34, no. 17, di opere proprie e altrui, tra cui due Danti, due commedie e una Vita Nuova, due Zibaldoni, quelli di cui abbiamo parlato, 11 libri scritti da altri con sue tracce e una lettera, quella di Perugia. Questa intensissima attività scrittoria dei due grandi del 300 rispetto a Dante, che le cui caselle sono tutte vuote, ha fatto scrivere molto, ma naturalmente sono Petrucci e Casamassima quelli che hanno più valorizzato e sviluppato l'attività dei due scriventi, e insieme con Casamassima, che scriveva: Boccaccio fu uno sperimentatore instancabile non solo della scrittura ma anche della sintassi costitutiva del libro e della presentazione della pagina. Fu copista di opere proprie ed altrui, padrone di molte tipologie grafiche e librarie, dico oltre a Casamassima, oggi c'è Marco Guzzi, che ne ha scritto come nessun altro. Sono giudizi, quelli petrucciani su Petrarca, quelli casamassimiani e cursiani su Boccaccio, che piacerebbero potersi applicare a Dante, invece no, Dante zero. E l'impressione, ripeto, non è che questo dipenda da disgrazie di conservazione, ma dipenda da un dato strutturale. Quella distanza di 40 anni è una distanza più profonda di 40 anni. E mi ha colpito una frase di Gianfranco Contini, che parlando di tutt'altro, non ricordo nemmeno di che, scrive: tra Dante e Petrarca l'abisso si sprofonda da anagrafici anni 40 di distanza. È un abisso, parla di un abisso, quei 40 anni di distanza, a petto ai quali non più che un valloncello ameno è il quarantennio che separa Vittorio Hugo da Mallarmé, o se vogliamo citare Merci Nostrane, Pascoli da Montale, nei preliminari alla cultura di Dante, un abisso. E i dati numerici stanno lì a dimostrare che un abisso c'è. Questa è una piccola parentesi per dire che Dante ogni tanto è rappresentato nell'atto di scrivere in uno scrittorio, al modo degli evangelisti, al modo dei padri della Chiesa, al modo dei frati sapienti, al modo di Petrarca, non di Boccaccio. Boccaccio, che io sappia, non ha nessuna immagine di lui scrivente. Petrarca sì, ne ha molti, molte. E possiamo vedere queste quattro che ho trovato, magari ce ne saranno altre. In realtà sono cinque, perché in questo manoscritto il famoso Egerton 943 ce ne stanno due, come vedete. Ed è uno è un capolettera con Dante al solito scrittorio, e l'altro è un Dante che sta nel Danocchiero quasi,
su una torretta della nave, la navicella del mio ingegno, all'inizio del purgatorio. E carinissima quella. In entrambi i casi, notate bene, Dante scrive da autore, non sta copiando un testo. Quando un autore rappresentato nell'atto di scrivere, se ha un leggio davanti con un testo, significa che lo sta copiando. In questo caso no, Dante sta scrivendo di suo. Su questo manoscritto c'è un contributo recente di Anna Pegorecci del 2014. Indagine su un codice dantesco, la commedia Ayrton 943 della British Library. Andiamo avanti per farvi vedere questa che è una pura curiosità. Guarda Dante quanto è brutto. Non è in rosso, ma in blu, ed è in questa commedia degli Obizi, una famiglia di Padova, che dovrebbe essere della fine o del quarto del 300. E sta copiando, vedete che ha davanti un leggio e pare che guardi il leggio, scrivendo, insomma, vabbè. Comunque l'altro è quello del copista. Andiamo avanti. Questo è un Dante, anche questo copista, davanti a un libro. È una vignetta in bianco e nero. La intravedete nella pagina completa, sulla destra, anche ingrandito, insomma, un po' la qualità della foto, un po' il tratto troppo leggero. Il manoscritto della Riccardiana, della fine del 300, a quanto pare. E la cito perché è tratta dal sito dell'Università di Napoli sulle immagini di Dante. Antonella, giusto? È questo, il sito è questo che vedete. Mirador. Un altro, ce n'ho? Un manoscritto parigino, sì. Anche qui Dante copia. Vedete che ha davanti un libro, non è su un leggio, è sul appoggio di legno, insomma. Ed è la lettera incipitaria della commedia parigina italiano 74. Mi è stato segnalato da Adriana Paolini e sotto vedete il sito a cui eventualmente cercarlo. Quindi Dante è anche rappresentato nell'atto di scrivere. Non è fortunatissima questa iconografia, io non ho trovato i quattro, ma ce ne saranno anche altri. Credo che questo incida sull'idea di Dante scrivente e scrittore, ma comunque è rappresentativa. Ripeto, Boccaccio non ha, credo, nessuna sua immagine nell'atto di scrivere. Allora, la mancanza di autografi di Dante ha fatto scatenare un po' di ricerche. Sono stati messi in atto vari tentativi e speranze. Nel 1964, Giovanni Russo, sul Corriere della Sera, riferiva l'invenzione da parte del Politecnico di Milano di un apparecchio ultrasonico costruito per cercare autografi di Dante. Chi lo sa che hanno combinato, no? Non riesco a capire. E questa ricerca è stata fatta a Ravenna, non hanno trovato niente. Questo strumento non ha funzionato. Nel 1965, centenario dantesco, a Montpellier fanno un gran battaggio perché hanno trovato un fiore autografo di Dante. Ma il grande Francesco Mazzoni lo smonta subito, dice: non c'entra niente, state zitti. Vittore Branca, e qui guardo Marco, perché una sua relazione al convegno di Forlì sugli autografi iniziava con riportare questo mezzo articolo di Vittore Branca, e io, da ignorante qual ero, poi al convegno si ha un po' di sonno, quindi stavo un po' a sentire, un po' no, e dico: Branca ha trovato l'autografo. E invece era uno scherzo di Marco, che citava questo articolo comparso sul Corriere della Sera del 1965, quello del centenario, in cui raccontava di questo ritrovamento, gli ultimi canti della commedia in Marciana, e l'articolo finisce: poi ha suonato la sveglia e mi sono svegliato. Ma l'ultimo che ha riprovato con questo piccolo spicchio di letteratura specialistica è Marco Parma, che dice
di aver trovato un Boethius di consolazione in una casa privata in Romagna, nell'ambito di un suo complesso discorso sulla descrizione dei manoscritti, censimenti dei manoscritti e così. Anche quello era uno scherzo. Ancora, ci si è provata più volte una solitaria ricercatrice statunitense, Julia Bolton Holloway, che attribuisce più volte insistentemente a Dante, ma anche a Cavalcanti, a Francesco di Cernardo Barberino, delle opere di Brunetto Latini, dei manoscritti specialmente ricardiani, se non ricordo male, del tesoro e del tesoretto di Brunetto Latini. E dice, guarda lei, questo potrebbe essere di Dante, vabbè, potrebbe essere di Dante, ma non sappiamo che farci. Comunque Dante scriveva, e scriveva bene assai. Vai avanti, vediamo se ce l'ho messo il brano di quel Leonardo Bruni che dicevo, 1436, che ha questo brano molto importante. Leonardo Bruni è segretario apostolico a Roma all'inizio del 400 e poi diventa cancelliere della Repubblica Fiorentina, successore di Coluccio Salutare, insomma, dal 1427 al 1444. E quindi nel 1436, da segretario fiorentino, scrive questo Della vita, studio e costumi di Dante, ha questa bellissima, questo bellissimo brano descrittivo. La lettera sua, magra e lunga, e parla di epistola, questa è la cosa importante. Su questo brano c'è stata una ridda di interpretazioni. 1988 Armando Petrucci, 2001 Giancarlo Savino, 2012 Manlio Pastore Stocchi, 2016 Marco Baglio, non ve li cito, se no perdiamo, non ve li riporto, se no perdiamo troppo tempo, 2016 Antonio Ciarardi, 2017 Marco Palma. Tutti forse, tutti può darsi, tutti che in realtà questa è la descrizione, specialmente in un contesto come quello della fine del 200, dell'inizio del 300, quando scriveva Dante, perfetta di una minuscola cancelleresca. Così noi tradizionalisti chiamiamo la scrittura dei notai, delle cancellerie, specialmente italiane, della fine del 200 e dell'intero 300, mentre altri preferiscono parlare di bastarda. Bastarda perché è una scrittura che serve sia per i documenti che per i libri, allora diventa bastarda. Io non so che farci, sono questioni terminologiche, ma questa è una scrittura magnifica, la minuscola cancelleresca italiana, è una scrittura portatrice di cultura come poche altre scritture. Nel corso del tempo, specialmente italiana, specialmente di letteratura italiana, e me la chiami bastarda, vai. E qui scrivo, dunque, sicuramente le parole di Bruni indicano la scrittura che Battelli ed altri, siamo agli anni 50, chiamavano gotica corsiva. Cencetti e Petrucci chiamavano minuscola cancelleresca. Savino, Cammarosano, Zamponi, Bertelli chiamano lettera bastarda cancelleresca. E Marco Palma si accoda chiamandola bastarda su base cancelleresca. Io direi di tagliar corto e di chiamare questa scrittura notaresca. Esattamente come abbiamo la mercantesca, chiamiamola notaresca e siamo tutti d'accordo. Questa è la scrittura dei notai italiani tra fine 200 e tutto l'intero 300. Si parte da alcuni che vedremo e si arriva a Coluccio Salutati, che finisce la sua carriera notarile esattamente alla fine del secolo, per poi diventare, un po' prima, un po' dopo, così, cancelliere di Firenze. Mi piacerebbe molto entrare nella bibliografia paleografica come inventore di nuove definizioni di lettera. Propongo la notaresca, ma nel frattempo ho anche proposto la fratesca, che è una scrittura dei frati. E questo è un esempio splendido, come vedete, di una minuscola cancelleresca di metà secolo di un notaio di San Genesio. Quindi niente di che. Però è al servizio di Albornoz e scrive in un cartulario questa magnifica copia di un documento in minuscola cancelleresca o notaresca, se preferite. Sì, infatti. Andiamo avanti.
Alcune cose le ho riprese per il 200, specialmente per il 300, da quel volume che vi citavo poco fa, gli autografi dei letterati italiani. E vi ho messo dunque alcuni letterati, poeti, autori italiani, come Bonaggiunta degli Orbicciani, Cucchese, avanti, Lovato Lovati, grande intellettuale padovano. Vedete che le rese, le realizzazioni, le tecniche sono le più disparate, ma la struttura della lettera, per dire così, è analoga. Avanti, Brunetto Latini non può mancare, è l'unico documento, credo, che si conosca autografo di Brunetto Latini, quando stava in Francia. Ecco, Brunetto Latinus, avanti. Andrea Lancia è un grandissimo, anche lui, cancelliere, quello che è, del comune di Firenze, nella prima metà del 300, autore di statuti, di volgarizzamenti di statuti e di molti volgarizzamenti di opere in volgare, insomma, e autore di opere in volgare. Notaio, come, non voglio esagerare, i tre quarti degli autori della letteratura italiana di questi secoli sono notai. Andiamo avanti. Questo è Coluccio Salutati, l'ultimo, possiamo dire così, rappresentante di questa grandissima e bellissima tradizione di scrittura. Vediamo qualche lettera, nel senso di epistola cancelleresca, nel senso di cancellerie, signorili, insomma. Avanti. I domini di Correggio, avanti. Naturalmente questi non c'entrano niente, i domini di Correggio. È un cancelliere al loro servizio. Cola di Renzo era notaio, e questo è un documento suo, e da signore tiranno dominus di Roma, la seguente, emette questa lettera strepitosa che io posso pensare essere di sua stessa mano. Invece Antonio Cialari dice no, dovrebbe essere un notaio suo collaboratore, e così via. Guardate che magnificenza. Avanti. Questa è una lettera degli Scaligeri. Avanti, sempre in questa scrittura. E qui riprendo un particolare, la parte finale della lettera di Petrarca da Sola Correggio, che abbiamo visto nel 1358 in precedenza. Credo che sia finito. No, c'è una lettera di Zenobia di Astrale. I signori non c'entrano nulla. Avanti. Qui l'ho messo nel titolo, notaresca. E letteratura italiana, perché appunto c'è quel passaggio dai documenti al libro, dall'attività professionale dei notai all'attività letteraria dei notai, che fa sì che questa scrittura professionale dei notai diventi la scrittura principe della letteratura italiana delle origini. C'è poco da fare. Andiamo avanti. Il primo esempio è questo. Ed è all'interno di una serie documentaria, perfettamente e nettamente notarile, i Memoriali Bolognesi. I Memoriali Bolognesi sono una raccolta enorme di registri che iniziano dal 1275, l'ultimo, qualcosa di simile, in cui venivano schedati tutti i documenti che si stipulavano in città, a Bologna, aventi un contenuto oneroso superiore a un certo minimo, fate conto 10 lire, tutte le cose superiori a 10 lire dovranno essere registrate da un ufficio specifico, quello dei memoriali, in questi registri. I notai che stavano lì e che aspettavano che arrivassero altri notai per dirgli allora ho stipulato questo e quest'altro, un po' per perdere tempo, un po' per... riempiono questi memoriali di componimenti della letteratura italiana dell'origine. Non è un canzoniere, non sono canzonieri, ma qui c'è una pagina bianca e vedete, risalente al 1887, è il primo Dante che compare nella serie dei memoriali. È il suo sonetto della Garisenda. Dico edizione Orlando perché questi componimenti, specialmente tratti dai memoriali, ma anche da registri di altro tipo dell'Archivio di Stato di Bologna, sono stati pubblicati da Sandro Orlando nel 2005.
ma cominciò a lavorarci al suo tempo Carducci. Carducci fu il primo a rivelare questo contenuto di testimonianza letteraria delle origini volgari nei memoriali bolognesi, con un articolo del 1876. E qui siamo nel 1287 e pare che il soggiorno giovanile di Dante a Bologna sia proprio del 1887. Quindi sia proprio da parte di questo notaio, non è Dante, state tranquilli, l'immediato riversamento in libro di un componimento che ha sentito la sera prima, oppure che gli è passato, gli è arrivato un appunto e simile. Guardiamo la riproduzione per dire che è una cancelleresca perfettamente formata, magnificamente calligrafica. Il notaio per la cronaca si chiama, che è il notaio compilatore di quella sezione del memoriale, Entigictus de Quercis. E davvero, per essere del 1287, se ora me la sottoponessero adesso così senza saper nulla, direi bah, primo quarto del 200, del 300, invece addirittura del 1287. E vedete anche la struttura, l'organizzazione testuale del sonetto, il sonetto della Garisenda, è quello in cui Dante dice che sta a guardare la torre della Garisenda, capito? Quindi più bolognese di così non si può. E c'era un bel brano di Contini che non ho riportato, che dice: la miglior prova del soggiorno giovanile di Dante a Bologna. E la struttura, l'organizzazione testuale del sonetto è la stessa più o meno che adotterà 90 anni dopo Petrarca nel suo Canzoniere Vaticano. Cioè, vedete che i primi due versi sono sulla stessa linea. La differenza di Petrarca rispetto a questo è che le ultime due terzine sono in continuo, quindi occupano non queste quattro linee, ma tre linee, capito? Vabbè. Avanti, per vedere altre prove, sto facendo tardi, altre prove di uso librario della minuzione cancelleresca in ambito di notai italiani del 300. Anche questo è tratto dagli autografi dei letterati italiani. Avanti. Facciamo veloce. Avanti. Un particolare di quello. Guardate che scrittura. E infine un'occhiata alla prima tradizione della commedia. Secondo l'antica Vulgata, come Giorgio Petrocchi battezzò i manoscritti della la prima fase di trasmissione della commedia prima del 1355. Quando entra in scena Boccaccio, comincia a trascrivere Dante e scombina, o almeno indirizza in maniera più rigida, la tradizione dantesca rispetto invece alla prima fase, appunto l'antica Vulgata, che si distende tra gli anni 30 e appunto il 1355. Qui vedete velocissimamente alcuni degli antichi Danti. Questo dovrebbe essere fatto a Firenze, a Pisa, da un notaio, alla fine c'è una sottoscrizione. Avanti, 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 avanti. Questo fu scritto a Genova da un giro di notai, di podestà e così via, del 1336. Si intravede trattarsi di una minuscola cancelleresca, di scrittura notaresca. Andiamo avanti. Ecco, andiamo. È una cancelleresca raddrizzata e semplificata, quindi così avanti. E poi c'è la famosa famiglia dei Danti del Cento, che forse qualcuno ha sentito nominare, e che costituiscono un autentico monumento della letteratura italiana dell'origine, un corpus. Credo che siano stati riconosciuti più di 80 manoscritti di questa famiglia, scritti da Francesco di Sannardo da Barberino, notaio, all'interno di un'officina scrittore che vede operanti più amanuensi al suo servizio, ma tutti con questo tipo di scrittura. Vai. Questo è il più famoso della famiglia, il Tribuziano 1080. Avanti.
E questi sono quattro esempi di Dante del Centro, delle scritture appunto nutaresche, cancelleresche, bastarde, chiamatele come volete, che fanno sì che almeno quantitativamente la prima tradizione della commedia andiamo avanti sia per la maggior parte di mano, di matrice, di scrittura notarile. L'81% dei codici fiorentini della commedia tra 1837 e 1855 è nel cantesca notarile. Naturalmente incidono le danze del Centro, ma faccio finta di niente. E almeno notiamo che c'è un solo codice mercantesca. E queste sono cose tratte da questa monografia di San Bertelli. Avanti. Sono dunque i notai che costruiscono, almeno in ambito toscano, ma anche altrove, la tradizione della commedia, che si appropriano di Dante, che ne fanno un autore bandiera. Petrarca sarà l'autore bandiera degli intellettuali, chiamiamoli così, notai e non notai, dei preumanisti, degli umanisti, ma per me. Boccaccio sarà l'autore di riferimento dei mercanti e in genere degli artifici, degli artigiani. Per Dante, i portatori di Dante, almeno nella prima fase, sono notai. E in questo c'è in qualche modo dunque una continuità tra la scrittura della commedia, di tanti altri testi, della letteratura volgare e la scrittura di Dante, che abbiamo essere detta essere, abbiamo detto, una minuscola cancelleresca, ovvero notaresca, la scrittura alta e magra di Leonardo Bruno, che però è la scrittura epistolare. Leonardo Bruni dice di averla vista in una lettera scritta da Dante, esattamente come, fate conto, la lettera d'Azzo da Correggio di Petrarca 70 anni dopo. Capito? Quindi è la scrittura epistolare di Dante, perché rispetto a una personalità come quella di Dante, noi dobbiamo intendere che Dante sapeva scrivere, che scrisse molto e che scrisse in maniere diverse a seconda dell'occasione della scrittura, della modalità della scrittura, della funzione della scrittura. Io non ho dubbi che Dante dunque conoscesse la minuscola cancelleresca e la utilizzasse per le sue lettere, ma che conoscesse la gotica, ovvero testuale, semmai abbia scritto o trascritto dei codici letterari in latino. Avrà avuto anche lui una scrittura per le notole, chissà quante ne ha scritte, non ne sono rimaste o non sappiamo riconoscere. Anche Dante, insomma, così come Petrarca, non Boccaccio, che ha una matrice mercantile, ha una matrice notarile, e è facile per noi riconoscere questa matrice nel magistero di diritto latino, giusto? Così come Petrarca ha imparato a scrivere da notaio, un po' dal padre, un po' dal suo maestro, che si chiamava Convenevole da Prato, allo stesso modo Dante ha imparato a scrivere, almeno per un certo ambito della sua attività scrittoria, nella scrittura dei notai. Sto arrivando al nodo, perché ancora non ho parlato minimamente della commedia, di quello che è successo. Una cosa da dire è questa, che semmai abbia pensato di scrivere la commedia, e per qualcuno scrivesse la commedia, Dante l'ha pensata come un libro da banco, un libro grande, scolastico, solenne, come in realtà saranno tante commedie, quelle circondate dai commenti, dai tanti commenti che sul testo di Dante si sono accumulati. In effetti ha un banco, un libro da banco, fa un cenno in Paradiso 10, 22-27, quando scrive or ti rimane lettor sovra il tuo banco, eccetera eccetera, quella materia un dio onde io sono fatto scriba. Si dice scriba, è l'unico accenno della parola scrittura, scriba e dintorni, che Dante fa nella commedia. Da questo brano Petrucci ha scritto: Dante pensava al suo lettore come assiso ad un banco, ed evidentemente ai codici che avrebbero contenuto la commedia come a libri non diversi da quelli in latino che abitualmente egli, con gli altri intellettuali del tempo, leggeva,
membranaceo di grande formato, scritto in formale lettera textualis. Qui Petrucci usa lettera textualis, che è da notare. Quindi Dante ebbe a sua disposizione due o tre tipi di scritture, esattamente come gli altri grandi intellettuali del suo tempo. E le utilizzò, però non c'è rimasto niente, ma possiamo facilmente immaginarlo. Possiamo facilmente immaginarlo per alcuni dei suoi testi, non tutti. Per alcuni dei suoi testi lui operava come con queste quattro o cinque funzioni descritte da San Bonaventura in questo brano che avete. Ed erano testi, i suoi testi in latino. Le epistole, io non ho dubbi che Dante le abbia scritte, sia nel senso di crearle scrivendole, sia nel senso di trascriverle e mandarle. Le epistole di Dante non sono poche. I testi in latino, il De Vulgari, la Monarchia o Monarchia, chi lo sa, probabilmente le ha scritte lui in latino. Il Convivio non lo so, per il Convivio c'è un brano dove, nel secondo libro del Convivio, in cui parla, dice questa scrittura. Non lo trovo, non lo so niente. Sicuramente dunque Dante pensava alla sua commedia non con quella scrittura notarile che poi sarà il principale tramite della sua diffusione, almeno in ambito toscano. Come pensava ad esempio Giancarlo Savino con un famoso, bellissimo articolo sull'autografo virtuale di Dante. Il Dante, cioè la commedia in notaresca libraria, nascono dopo Dante, dopo la morte di Dante, non c'è un filo diretto. Se lui ha scritto la commedia, ha scritto nel nostro senso più volte ripetuto, l'ha scritto in gotica, cioè, non lo so, ma dubito che i testi in volgare Dante li abbia scritti. Tutti sono convinti che Dante scrisse di sua mano la commedia, Savino ed altri, o almeno lo danno per implicito. Dante è scrittore, caspita, è lui che scrive la commedia. Alcuni pensano che lui l'ha scritta in minuscola notaresca, Giancarlo Savino ed altri, altri pensano che l'ha scritta in un'altra scrittura, la sua testuale. Sta di fatto che il fatto che Dante abbia prodotto un autografo della commedia è dato per certo da tutti, per implicito. Dante ha scritto la commedia. Se uno legge un lungo brano, vai avanti, della Vita Nuova, quella sui dicitori d'amore e sui parlatori in versi in volgare, si accorge che in questo brano, che è una sorta di manifesto programmatico del poetare volgare, non c'è una sola parola che parli di scrivere. È tutto un parlare. È tutto un dire, dicitore, dicitore, dire per rima in volgare, dire per versi in latino, lo dice anche del latino, ma per la componimenti versificati. Le cose dette, saper dire, i primi che dissero in lingua di sintesi, dire come poeta volgare. Avanti, guardate il soprano come continua, è un continuo di... Dovreste leggere il resto per vedere se, che io non vi abbia ingannato, ci sia qualche scrittura da qualche parte. Invece non c'è. Modo di parlare addirittura, dire d'amore. Dicitori per prima, parlatori volgari, eccetera. È tutto un parlare, è tutto un dire, è tutto un pronunciare. E allora si può ragionare, almeno in astratto, dicendo che assai probabile o comunque possibile che Dante abbia composto la sua commedia dettandola. Quando uno parla di Dante, la letteratura è talmente infinita che sicuramente quello che dice l'avrà detto qualcun altro. E sicuramente quello che dice sarà stato contraddetto da tanti altri.
Io ho trovato nessuno che dica che Dante ha scritto, nel senso materiale che stiamo dicendo. Un solo grande studioso che ha scritto che Dante ha dettato la Commedia. Si tratta di Emilio Pasquini, un grande dantista morto 2 anni fa, che innota timidamente in un suo saggio del 2014, scrive: aggiungo in calce la mia persuasione che almeno alcuni canti non siano mai stati scritti dall'autore, ma da lui dettati a copisti per passione, amici o protettori, secondo una prassi millenaria che va da Cicerone ai nostri umanisti del 400. Il dettare era cosa del tutto abituale all'epoca, e specialmente, ce lo dicono questi brani di Dante, il dettare rime in volgare. Possiamo ben immaginare che Dante abbia dettato la Divina Commedia. In quali modalità? Una modalità a cui pensavo era quella che tutta l'Italia aspettava Dante. Tutta l'Italia aspettava un nuovo canto di Dante. Tutti aspettavano, ma che fatto Dante? Lo scrive, non ci manda le cose? Allora Dante ogni tanto si mette lì con la sua aria corrucciata e una serpa di reporter, che proprio riportavano le sue parole, sta lì che pende la sua bocca, che detta, ecco il nuovo canto, e lo detta. Non leggendo, lo detta a memoria. Questi avevano una memoria che noi non sappiamo nemmeno immaginare. L'altra cosa molto più plausibile è che aveva 2 amanuensi di fiducia in casa, di strettissima fedeltà e fiducia, Jacopo e Pietro, i suoi figli, che saranno poi i protagonisti della prima espansione della Commedia in territorio fiorentino quando entreranno a Firenze, nel 25. Che cosa di più facile, di più semplice che Dante, un Dante che detta la Commedia pensandola, solo a memoria, solo a voce, solo di testa e solo con la voce, sine manu, sine oculis, senza usare la mano, senza leggere nulla. Queste sono formule usate da un monaco del XII secolo di Bergen-Ojean per indicare la modalità di creazione di testi da parte degli intellettuali di Roma. Sola memoria, sola voce, sine manu, sine oculis. E con i figli che scrivevano e trascrivevano velocissimamente quello che andava a pronunciare. La morale della favola è, secondo me, che è ben possibile, per carità, che Dante abbia scritto la Commedia. Vorrei solo suggerire, come suggeriva peraltro Pasquini, come possibile l'idea che Dante abbia dettato la Commedia. Grazie per questa intensa lezione. Adesso c'è la parola. Allora, veramente ringrazio moltissimo Mattio per questa lezione straordinaria di paleografia, innanzitutto, per tutto quello che ci ha fatto vedere. È stato un godimento per gli occhi vedere tante mani e tante scritture. E in realtà una lezione di paleografia anche per un aspetto strettamente metodologico. La paleografia come disciplina pericolosa, come disciplina tecnica, ma anche come disciplina strettamente legata agli scriventi oltre alle scritture. E per citare appunto Armando, uno dei temi a lui più cari. Scriventi, testi da loro prodotti, libri da loro prodotti. E tra l'altro c'è anche il problema delle nomenclature, no? Hai affrontato vari passaggi, che è sempre uno dei più spinosi, forse anche più divertenti, però della disciplina. Quindi c'è questa notaresca che viene introdotta nel circuito. Sono notai.
Andando invece all'aspetto più strettamente legato al tema di cui abbiamo trattato, io parlerò pochissimo perché sarebbe molto interessante avere un riscontro da parte di chi c'è, quindi curiosità, domande, verifiche di ciò che è stato proposto. Io credo che il nucleo fondamentale del problema sia quello di come avveniva la composizione autoriale, soprattutto la composizione autoriale di testi poetici in quel momento, cioè tra il finire del 200 e l'inizio del 300. E dunque bisognerebbe comprendere se quelle carte petrarchesche che ci ha mostrato il codice degli abbozzi Vaticano Latino 3196, che per quanto riguarda la datazione cominciano dagli anni 30, arrivano poi fino appunto a sostanzialmente alla morte di Petrarca, costituiscano un modo nuovo di appunto comporre poesia, oppure riprendono una tradizione che era già consolidata. Soprattutto bisogna comprendere se il fatto che quelle carte siano rimaste sia un fatto del tutto eccezionale dovuto all'eccezionalità del personaggio, che ha pensato che sarebbe stato importante, no, per costruire una sua biografia intellettuale, che quelle carte restassero, oppure se le cose appunto sono andate diversamente. E Petrarca, come dicevi tu, è stato uno dei primi a operare in quel modo. Per quanto riguarda la questione della composizione per dettatura e anche del giudizio di Pasquini, ovviamente è una suggestione che fa pensare, e fa pensare però anche, io ho amato moltissimo, devo dire, quel contributo di Savino, citato un sacco di volte. Sì. E Savino parte da una fa un ragionamento che è legato alla tradizione manoscritta, cioè sarebbe la tradizione manoscritta, la proto tradizione manoscritta della Commedia a Firenze, che rifletterebbe la presenza di questo codice fantasma. E è vero il fatto, come dici tu, che Dante, e lo dice Armando Petrucci, pensa a una copia di libro da banco in gotica, questo è sicuro. Però possiamo anche mettere in conto il fatto che se lui ha scritto per la sua copia di servizio, potrebbe aver usato una scrittura diversa. La scrittura delle lettere. E quella scrittura potrebbe aver lasciato poi una traccia nella prima tradizione, se davvero il tramite è stato dato dai figli, no? Che hanno portato questa copia a Firenze. Però tutto questo è avvolto veramente nella nebbia, quindi è molto difficile, insomma, rispondere. Bisognerebbe, secondo me, approfondire questo tema delle modalità di composizione autoriale di poesia, però, perché è importante distinguere tra la poesia e la prosa in quel momento. E tra latino e bulgaria, naturalmente. Tu sottolinei molto questo aspetto, che pure è molto interessante, insomma, c'è una specificità del bulgare. Bene, io a questo punto però vorrei sentire qualcuno, che altrimenti è soltanto un dialogo tra di noi. Cosina, no, tieni. Funziona, scusa. Così non la posso vedere subito. Dunque, si parla molto di questo articolo di Giancarlo Savino. Vi leggo soltanto una battuta, l'avevo appuntata. La scrittura e l'immaginazione del Tribuziano 1080 parte da quel manoscritto tribuziano del gruppo dei cento, scusate, bellissimo, quello usatissimo. La scrittura dunque di quel manoscritto, che risale agli anni 37-38, da quelle parti lì, sembrano rappresentare, dice lui, come per un compito di tutela, la tradizione retta via dell'originale autografo della Commedia. Lui vede questa continuità diretta tra questi notai fiorentini che mettono in libro la Commedia e il suo autografo, questo autografo virtuale descritto sapientissimamente da Giancarlo Savino, per un bellissimo articolo. Una cosa volevo dire.
non l'ho accennata, ed è il fatto che quel 3196 che hai richiamato giustamente fa vedere anche nelle minute, negli abbozzi di Petrarca, una matrice notarile. Questo lo scrisse Fernando Petrucci in un famoso articolo che credo sia minuta autografo di autore al convegno di Udino, 82, no? 82, in cui metteva in collegamento l'autografia letteraria con l'autografia notarile. Quel manoscritto è cartaceo, esattamente come registri di letteratura di Stai. È in scrittura in gran parte notaresca, come in scrittura di notari, e adotta dei sistemi di correzione, di integrazione, di aggiunte e sottrazioni identiche a quelle che i notari usano nei propri registri di imbrevimento. E quello lo sappiamo perché si è mantenuto il codice del Consiglio e Dante non se ne parla niente. Comunque è sempre tutto un ragionare che c'è poco da fare, ci riporta all'ambito notarile. Purtroppo io ho scritto un libro intitolato Notai e sono molto affezionato a questa materia, ma ho proprio l'impressione che tutto giri e tutto si cambi, muti, si evolva per spinta e in ambito culturale notarile, come dire. Ma è tutto naturalmente così, un'idea. Bene, a questo punto io veramente apro il dibattito se qualcuno delle curiosità vuole fare un chiarimento o aggiungere qualcosa a quello che è stato detto. In parte poi diciamo che questa bibliografia abbiamo trattato proprio questi temi, anche se sono nel momento in cui siamo arrivati a quel tempo. Prego, se può venire così, abbiamo. Che ora sarà? Ma se qua. Quello che è riguardo le modalità di composizione di lettura. In questo caso non esistevano anche delle minute, oppure la composizione era oggetto già per computer? Grazie, perché queste poltrone sprofondo. Dunque, che Dante abbia utilizzato la scrittura anche in sede di Genesi della Commedia, non possono esserci dubbi. Noi sappiamo benissimo, per esempio, che i poeti a braccio davvero improvvisano. Per Dante non si può parlare di una pura improvvisazione, bensì certamente di una memorizzazione approfondita di ciascun canto in modo tale da poterla recitare senza leggere, insomma. Ma mi veniva da pensare, per esempio, per un canto avrà annotato tutte le rime progressive in modo da ricordarsi le parole guida per costruire la versificazione. E comunque poi è sicuro un'altra cosa, non l'ho citato, ma Roberto Antonelli, in un articolo mi pare del 2011, adesso non sto a ravanare i miei appunti, ha parlato di un intervento fondamentale di scrittura di Dante, che è la sceneggiatura della commedia, il disegno complessivo della commedia. È impossibile, cioè, che un'opera così complessa, 100 canti, 33 più 1, con una misura analoga, con tutti questi personaggi, è impossibile che un'opera così non abbia alle spalle una programmazione ben precisa. E questa non può essere fatta che per iscritto. È il problema della lista, dell'elenco, della costruzione, della sintassi di un'opera che non può prescindere dalla scrittura. E io immagino che Dante, nei suoi luoghi di sì, che portasse sempre un manifestone con tutto lo schema, un po' come i disegni che abbiamo imparato a scuola, no? L'inferno per così, il purgatorio per cos'ha, i cerchi del paradiso, per riempire progressivamente, come un mosaico, tutta la Divina Commedia e arrivare a una costruzione infine, completa. Ma su questa completezza mi piaceva dire un'altra cosa che nessuno sa. Boccaccio racconta
come nessuno sa, lo saprete forse, è uscito anche un libro giallo su questo, un libro, come si dice, fantasy, questo tipo Don Brown, ma di un autore italiano, sugli ultimi 13 canti del Purgatorio. Sapevate questa storia? Boccaccio dice che Dante muore e mancano 13 canti del Purgatorio. Sì, due figli a Ravenna impazziscono, che facciamo? Come si fa? Come si fa? Un anno dopo, tenete conto della data, Jacopo, il secondo figlio di Dante, fa un sogno. Gli compare in sogno il padre che gli dice: vai a quel muro, nell'angoletto, sotto l'intercapedine, l'intercapedine che è nella storia dei misteri italiani, troverai gli ultimi 13 canti del Purgatorio. E allora tu che dici? Nessuno ne parla di questa cosa, tutti tacciono. E insomma, questi figli, dopo che hanno passato una vita col padre, dopo che hanno imparato a memoria il suo modo di ragionare, il suo modo di votare, eccetera, dicono: qua tocca che ci dimentichiamo. Ma non si dice. E poi Jacopo, per esempio, ha fatto un commento in terza rima, non completo, ma insomma anche lui in terza rima, si era talmente imparata questa terza rima che alla fine... E quindi, ma questo non c'entra niente, per caso il sogno direbbe che Dante ha scritto gli ultimi 13 canti e poi li ha ficcati nell'intercapedine, ma è un po'... E quindi ripeto alla domanda della quale ringrazio, che qualche intervento di scrittura sicuramente c'è stato, non è immaginabile. Per l'intera opera, fatto tutto di memoria e di voce. C'è qualche puntello scritto doveva esserci. Ecco, prego, vieni. Buonasera. Allora, io diciamo non mi assurdo a grande filologa dantesca o a grande conoscitrice del testo, però mi è venuto in mente una lezione che tenevo con il professore Ponte, però corso di filologia classica, ovviamente ogni professore ha un proprio punto di vista, sostiene proprie tesi, quindi non è detto che tutti ce dobbiamo pensare allo stesso modo, assolutamente. Però ricordo che il professore Abbamonte ci disse che il caso della dittatura, non vedo che potesse essere controverso come metodo insomma, di copia, perché poteva essere un problema poi a livello di varianti testuali eccessivamente, perché poi come sarebbe potuto vendere il testo magari in modo erroneo al momento della dittatura e quindi a crearsi delle varianti in più. Quindi mi chiedo se ecco, fosse stato dettato il testo della commedia, non ci dovrebbero essere più varianti già di quante noi ne abbiamo attualmente. Cioè, penso che anche le questioni filologiche che abbiamo sul testo dovrebbero essere impostate totalmente da zero, credo, se fosse stato questo il metodo di copia. Ad esempio, oggi ci siamo trovati con il professor Corrado nel 15° canto del Paradiso e stavamo parlando di una congettura che è stata fatta a proposito delle donne conteggiate che vengono riportate in manoscritti e congetturalmente è stato corretto un buone perché prima ti hai fatto un elenco di sottelletti. Però se fosse stato dettato il testo, a quel punto non dovremmo trovare sempre qualche manoscritto che riporti anche qualche variante diverso da donna, gonna. Cioè, non lo so, perché tutti i manoscritti riportano donna, ad esempio, donne. Quindi non so, io comunque la domanda non so di non essere una grandissima conoscitrice del testo, delle varianti che esistono, quanti studi sono stati fatti, però non dovrebbe mai mettere in discussione tutta una serie di studi che è stata fatta. Sì, naturalmente il problema della dettatura è importantissimo, soprattutto per il fatto che noi sappiamo per certo che per chissà quanto tempo la modalità principe, se non assoluta, di composizione di testi, sia in latino e poi anche in volgare, è la dettatura, per l'appunto.
E quindi bisogna cercare di capire anche attraverso la tradizione delle singole opere come questa dettatura abbia fatto effetto sulla trasmissione del testo. Bisogna rivedere quello che ne dice Petrocchi e così via. Io so due cose, non essendo specialista né di filologia né di Dante. La prima è che il giudizio dei filologi sulla famiglia dei Danti del Cento è negativo. Quei copisti hanno fatto macelli. I testi del gruppo del Cento non reggono alla critica, insomma, le loro lezioni sono spesso, si dimostrano spesso fallaci. La seconda considerazione di tutt'altro genere mi viene da Paolo Trovato, che sta per pubblicare l'ennesima edizione critica della Commedia, che in un testo di presentazione che io ho soltanto in bozza, quindi non è ancora uscito, dice Dante non corregge, non si corregge, Dante non ritorna su quello che ha composto, non ritorna perché non ce l'ha. Petrarca scrive, quindi ce l'ha sempre sott'occhio, lo può governare, dominare, cambiare, entrare in contatto diretto col testo. Dante no, una volta che l'ha dettato, arrivederci, grazie. E quindi non ha la possibilità di tornare sul testo. Un'ulteriore considerazione, questa la so in maniera più generica, è che a quanto pare Jacopo specialmente, non Pietro. Jacopo, quando torna a Firenze nel 25, viene riammesso a Firenze, riacquista i beni, sono cose ben illustrate dal codice diplomatico dantesco che è stato riedito di recente da De Roberti, Smirani ed altri. Anche lui porta un testo in qualche modo corrotto. Non so bene come stia la cosa, ma alcuni scrivono che questo Dante che non conosciamo, questa commedia che non conosciamo, non abbiamo certamente quella esemplare, chiamiamolo antigrafo se non autografo, della commedia, doveva presentare varie emende. E insomma, che questa inizialmente debole trasmissione della commedia dipende dal fatto che la commedia è stata dettata e non scritta dall'autore, ci sta, ma come tutti i testi del periodo di Dante e soprattutto di prima di Dante, sono tutti dettati, quindi che ne possiamo sapere? La tradizione poi in qualche modo o si assesta, sarà Boccaccio, l'intervento a gamba tesa di Boccaccio è un intervento di sistemazione anche testuale, a quanto pare. Però è tutto un discorso da farsi e che adesso io attendo con impazienza questa edizione critica di Paolo Trovato che dice che alcune cose le ha capite. E per esempio, se vi incuriosisce la cosa, Paolo Trovato, sulla base di Pasquini, più che di Bartoli Randoli, affermerà che Dante abbia dettato la commedia. Io non lo affermo, dico solo, entriamo nell'idea che questa cosa sia stata possibile, ecco, senza poterlo affermare in nessun modo. Allora, c'è qualche altro intervento, abbiamo pochi minuti. Ecco, Giovanni. Io sono tentato di fare un intervento in quanto storico, tenendo presente quello che è stata la vita di Dante e c'è un po' quello con Petrarca. Ecco, sono due casi, diciamo così, molto diversi e quindi proprio perché sono molto diversi consentono di mettere in risalto meglio la differenza. Quello che colpisce in Petrarca che vive in maniera affrontabile e che, diciamo così, la sua preoccupazione principale era quella di, diciamo così, alimentare la sua fama. Cioè, Petrarca pensava innanzitutto a quello che io ho capito, diciamo, era abbastanza geloso di Dante, insomma. Cioè Dante, nonostante i contatti, gli si è tracciato, era un autore, insomma, importante, no? E questo, secondo me, dà un po' fastidio a
Petrarca. Petrarca ci teneva ad affermarsi come l'intellettuale più letterato, più importante. E quindi diciamo, stava molto attento a farci scrivere, a curare aspetti manoscritti. Anche lui non si spostava, lui è stato sempre nello stesso posto, però fra gli spostamenti di Dante e gli spostamenti di Petrarca c'è una bella differenza. Perché Dante era costretto a muoversi, diciamo così, certi piedi in maniera abbastanza frenetica, quasi mai diciamo di sua volontà, anche diciamo, quelli che lo ospitavano, in sostanza non lo ospitavano gratis, perché gli venivano delle prestazioni, insomma. E se ben ricordo, Dante poi ci ha messo la pelle proprio, diciamo, in conseguenza di una missione da lui. La risvolta che lo aveva portato a passare per, diciamo così, per le mani di Comacchio, insomma, per zone in cui la madre era endemica. Quindi Dante si spostava continuamente. E i tempi, i modi di spostamento in genere ci sono lui. Invece anche lui sacca dei suoi impegni, però poteva organizzare con una certa calma, diciamo così, le sue cose, e quindi raccoglieva, sistemava i bauli, i suoi manoscritti, se li portava presso, insomma, guardava un po' lo stato del popolo, e, diciamo, aveva i suoi copisti, insomma. Quindi, diciamo, modalità di scrittura, di poi di ricopiatura del sito particolare, perché lui faceva trascrivere, insomma, magari dettava pure, ma poi il testo se lo trattava con calma, faceva le sue correzioni, insomma, e puntava ad avere poi un testo perfetto di cui si poteva pienamente a quelli che erano i suoi obiettivi, le sue esigenze. Ma voi non immaginate Dante, insomma, con possibilità di questo genere? Secondo me no, nella maniera più assoluta, insomma. Indubbiamente, perché bisogna anche essere pratici, bisogna anche quello che diceva Tilio alla fine, è inconcepibile che un'opera complessa come la Divina Commedia la potesse vedere tutte in testa, insomma, e Dante ha fatto un progetto, ha fatto un piano di lavoro, magari non ha scritto il canto 25 dopo il 24, magari ha scritto anche il 25 e il 24, insomma, che diventa la nostra visione pure di pensarci, insomma, di qualche dato, insomma, indubbiamente questo schema ce l'aveva, quindi lui aveva il progetto piano scritto, un schema scritto, insomma. E questo, diciamo così, indubbiamente, quindi c'era qualcosa di scritto, però quando si spostava, diciamo, era in condizione così di portarsi un po' presso, insomma, secondo me sì, perché doveva trattarsi di poche cose, insomma. Quindi, a mio parere, diciamo così, considerando la vita che ha fatto questo uomo, si può ragionevolmente, perché lo storico ha detto a parte le ipotesi che sono e sono inevitabili, sono indispensabili. Le ipotesi non sono tutte uguali, le ipotesi devono essere compatibili con il contesto generale, insomma, con quello che un determinato contesto storico consente, insomma, in generale, dal punto di vista politico culturale, dal punto di vista, diciamo, della vita che fa diciamo, l'autore, insomma. Quindi diciamo così, un'ipotesi che lui avesse un piano, uno schema ben preciso, alcuni canti magari li ha scritti effettivamente, altri li ha dettati, questo anche è possibile, considerando che sono dei canti, non so, dove si potrebbe procedere anche, chiamiamoli pronta, dettando, insomma, quelli che hanno un carattere più, diciamo, più poetico, non so, per scrivere di Paolo e Francesca, ecco, non c'è bisogno magari di avere alcuni sotto mano, insomma. Però ci sono altri tanti, insomma, dove sì, dove fa, cioè non è che si può improvvisare, insomma.
cioè devi avere qualche consenso di parte, un tratto così del genere. La memoria è un'altra cosa molto importante che mi fa sottolineare, è che nel Medioevo la memoria aveva un ruolo nella produzione, insomma, nell'attività culturale, e noi lo riusciamo a immaginare, insomma, io riesco a immaginare di lavorare se non ho appunti sotto mano, insomma, appunto, continuamente, cose che mente, insomma, che non siamo abituati noi a fare corso alla memoria come nel passato, quindi la memoria senza, quindi un progetto generale, la memoria. Poi tutte le esperienze personali, in cui dicendo che lui aveva vissuto direttamente, per tutto questo ha fatto il suo bagaglio, diciamo, della sua memoria, e magari qualche cosa abbiamo descritto, insomma, però certamente Dante non è fatto quello che fa Petrarca normalmente, perché Petrarca come il gestore di se stesso, della sua fama, del suo prestigio, per cui i testi li rivede continuamente, che devono essere perfetti. Questo, secondo me, Dante non solo forse non vuol dire bravo, insomma, nessuno di pensare, ma certamente non si era potuto permettere dal punto di vista materiale. E voi immaginate, esatto, che stava in un bel posto tranquillo, per mesi, sta là a pensare, scritto, detta. Ma Dante, quando mai tanto questa volta? Quando ha lasciato Firenze, il poveretto ha una vita complicatissima, per cui non mi sembra strano che non ci siano appunto manoscritti che siano sicuramente riconducibili a lui, manoscritti che siano di copiature di testi suoi che lui abbia potuto rivedere, insomma, e da questi punti di vista, secondo me, non si arriverà mai a una conclusione univoca tra gli studiosi, insomma, perché c'è proprio questo dato legato alla biografia di Dante che ci impedisce, di arrivare a conclusioni come quelle che noi abbiamo contratto per Boccaccio. Ovviamente è molto, molto importante, serve per il lavoro che fa un mondo storico, il riferimento al tempo. Ecco, noi siamo tra 200 e 300 in un momento di accelerazione fortissima della storia, cioè la storia ha un'accelerazione già da tempo, già dalla fine del XIX secolo già si calotta, ma tra 200 e 300 ma si va proprio, insomma, per un ciclo di un cazzo, 140 anni di differenza, cioè tra la maturità della produzione di Dante di Petrarca, e rispondono a 4-5 secoli del millennio del precedente, insomma, e quindi siamo in una fase di accelerazione della storia, quindi rientra in questi 30-40 anni che si parlano, Dante da Dante per quanto riguarda la loro attività, letteraria, insomma, poetica, insomma, costituiscono un periodo in cui effettivamente tante cose sono cambiate, insomma, i testi si riproducono in maniera, così molto più tempo, perché c'è una domanda più forte, insomma, quindi un contesto diverso. Però a tutto questo aggiungerei pure le vicende diverse della vita dei due personaggi, insomma. Sinceramente, Petrarca, insomma, per il culto esagerato di Dante, insomma, non mi è tanto simpatico. Non è che mi sia simpatico, ma mi è più simpatico di Dante. Non è che posso rispondere. Metto insieme un po' di appunti per dirvi, tra l'altro, cose che ho imparato preparando questa lezione. Una cosa che ho imparato è quella a cui accennava Giovanni, al fatto che Dante doveva guadagnarsi da vivere girando per signore. Di questo abbiamo almeno due tracce. Tra le sue epistole c'è il trittico di Battifolle,
Si tratta di tre lettere dettate per, come si chiamava, Gherardesca di Battifolle, la moglie del conte Guidi, insomma, dei Guidi del Casertino, capito? E, per questa donna lui scrive tre lettere all'imperatrice, che nel frattempo era al seguito del marito scesa in Italia. E di recente Paolo Pellegrini, che ha scritto Una vita di Dante per il centenario, per Einaudi, Paolo si chiama, quello di Verona, ha dimostrato, secondo me, perfettamente che al novero delle lettere di Dante va aggiunta una lettera di Cangrande della Scala, che secondo lui, e mi pare di capire che la dimostrazione sia perfetta, scritta da Dante, elaborata da Dante, scritta non lo so. E quindi si tratterebbe di un'altra lettera di Dante da aggiungere alla serie delle altre cose. E in questi casi lui faceva da dictator, cancellario, o quello che era, del signore che lo ospitava in quel momento, o della signora, come nel caso della contessa di Battifolle. Quanto a Petrarca, tutto perfetto, tutto si tiene, la sua personalità è per quanto sempre perennemente in crisi, è comunque abbastanza rotonda. C'è un punto stridente, i trionfi. I trionfi sono l'opera in terza rima di Petrarca, di cui lui non parla assolutamente, non ha lasciato nulla tra le sue infinite carte, non c'è nessun autore, nemmeno parziale, dei trionfi, e la tradizione di quel testo in volgare in terzine è una cosa completamente diversa, separata dalla tradizione dei Rerum Vulgarium, per esempio, e di altre opere. È una tradizione popolare. Mi ricordo un vecchio articolo di Gemma Verrini sulla tradizione, così un po' estemporanea, non so come dire, comunque popolare, dei trionfi di Petrarca. Una cosa allegorica, molto a misura dei lettori di bocca facile, insomma. Quanto a Dante, tutte le scomodità biografiche che si sanno, ma ci stanno i figli. Se Petrarca ha un alto senso di sé e vuole trasmettere ai posteri una sua memoria, una sua dignità assoluta, sono i figli di Dante che vogliono fare questo per il padre. E i figli che stavano dietro, per tutte le tappe del suo esilio, stanno dietro al padre, lo assistono. Che cosa meglio di due dictatores in casa? No, dittatore, segretario in casa, che lo stanno a sentire, che pendono dalle sue labbra e che trascrivono. Tra l'altro, sempre cose sparse, riprendendo quell'idea del riempimento a mosaico dello schema della commedia, credo che i filologi siano arrivati a conclusioni certe circa l'uscita progressiva dei canti, di cui si hanno tracce singolari, un po' come per le novelle di Boccaccio, no? Le novelle non sono uscite tutte 100 all'improvviso e tutte insieme, sono uscite a spizzichi e bocconi e hanno percorso tante linee divergenti. Lo stesso avviene per certi canti o parti di canti di Dante. Si hanno dei frammenti, per esempio, nei Memoriali Bolognesi, c'è una ricca letteratura sulle prime. I primi passaggi di Dante nell'Italia intera, l'Italia centro-settentrionale, intanto c'è un Dante qui, c'è un Dante lì e c'è un Dante lì. E sono arrivati a capire anche, questo fa credere l'ultimo libro di Paolo Cammalosano su Dante, il fatto che escono, tra virgolette, in contemporanea, da quell'officina scrittore che possiamo immaginare legata a Dante, o i due figli, o quel complesso di persone che lo inseguivano per avere i nuovi canti, escono in contemporanea canti dell'inferno e del purgatorio. Capito? Cioè la creazione non è progressiva, lineare, ma ogni tanto riempiono una casella qui e una lì. E questo lo dimostrano sulla base di elementi interni, di cronologia interna, per cui certi canti, sicuramente di un certo ambito cronologico, è lo stesso ambito tra un certo canto dell'inferno e un certo canto del purgatorio. E basta per ora. Bene, direi che a questo punto possiamo chiudere, perché siamo un po' al limite qui con gli orari della facoltà. Ti do la parola all'autore del commento. Grazie a tutti, grazie a
aziendale,